4 naturalmente, e l'ultimo giorno, domani spenderò l'ultima giornata intera qui ad Anafi, mentre il 3 mi devo trasferire a Santorini e lo farò con un traghetto notturno. Preferisco piuttosto che arrivare la sera. Ecco, sto inquadrando proprio Santorini, si vede bene. Stamattina il cielo è un po' più limpido rispetto a ieri e si può vedere bene il Monte Psiloritis, che è il monte più alto di Santorini. Ok, ciao a tutti. Andando a Cazzoni oppure a Rucunas. Adesso vediamo. Stavo pensando anche una scheda, sono pronto e l'ho fatto vedere. Cioè l'ho fatta vedere dall'alto, ma non sono mai stato un pochino in spiaggia a farmi un bagno. È probabile che vada appunto a Micro Rucunas, dove c'è la casetta. La spiaggia, quella è casetta dei sogni. Ciao. Ma iniziare così giugno ti direi che non potevo chiedere di più. È bellissimo, tranquillo, oggi è una giornata stupenda, un'altra delle belle giornate qui sull'isola, anche se appena arrivato il 25, soprattutto il 26. Ecco, qua c'è la biforcazione, questa volta prendo a destra. Stavo dicendo che invece il 26 qui è stato coperto e anche leggermente piovuto, una pioggerellina fine, che mi ha impedito di iniziare subito con la vacanza che si chiede quando si viene qui sull'isola, cioè stare al mare, bagnarsi, nuotare, stare in spiaggia, e poi c'è tutto il resto di continuare a camminare lungo sentieri. E però poi si è sistemato il tempo già dal giorno successivo, dal 27, e adesso in pratica è una settimana che ha sempre continuato a fare bello. E anche se alcune mattine è stato un pochino più con più foschia, ma molto leggera solamente le prime ore del mattino, poi durante la giornata il tempo si sistema sempre. E ieri per esempio è stato bellissimo, perfetto, perché la prima parte, che era la parte più impegnativa, che ieri è stata la giornata perfetta, perché nella prima parte, che è la parte più impegnativa, c'era un'aria molto piacevole e che ha mitigato molto la temperatura, il sole, la forza del sole, e la salita a Calamos è stata direi piacevole e non troppo impegnativa a causa del sole, della temperatura. Quando sono arrivato era da poco passato mezzogiorno, e normalmente se c'è il sole a luglio, agosto, è quasi impossibile salire, anche se l'ultima parte di salita a Calamos, cioè se è sempre in un versante che spesso rimane all'ombra ed è molto ventilato in quella fenditura, perché in pratica la cima di Calamos da lontano si può vedere che c'è una specie di fenditura, una scanalatura, un solco, e si formano più cime, almeno un paio se non di più, e lì si incanala molto l'aria. Ieri c'era un passaggio di nuvole piccole, basse, che spesso poi si vedono sulla sommità di Calamos, e quando ieri sono arrivato era stato proprio in quel momento di copertura parziale
di questo monolite. Oltre al timo, oltre agli altri cespugli, si può trovare anche la salvia, e stamattina ho preso un rametto scendendo all'inizio del sentiero 1. Mi sa che ho sbagliato, ho preso il versante, a parte che posso scendere anche di là. Va, immagino, ma è molto particolare il profumo. Qui c'è il da una parte e calzoni dall'altra, super calzoni, così faccio vedere bene il tratto che non ho filmato fino adesso. Si può vedere, qui sono sceso un attimo e risalgo di là. Ho prima una coppia di stranieri che camminavano. Niente. Ieri ho incrociato un'altra coppia di francesi mentre tornavo dopo la salita a Calamo. Tornavo lungo il viaggio. Prima una ho incrociato questa coppia, però veramente pochi durante la giornata. Ecco, io proseguo. Vediamo se trovo un cartellino del sentiero numero 1. Ecco, continuo. Il sentiero. Ah, ecco, c'è una signora, quindi è giusto. It's right path. It's the right path. Tu continuo. Rukuna. No? Ah, follow the... And this, where go? This goes only to this. Ah, ok. Va bene, thank you. C'è il sentiero. No. È la girata casa del dottore. Ecco il sentiero. Come diceva la signora, è più alto e bisogna scavalcare la casa non stando vicino troppo nel mare. Wow. Iniziamo con le salite. Tina del sentiero numero 1. C'è una scalinata
Oggi sono un po' fiacco, ma il sole sta picchiando più forte ieri e non, a questo punto non c'è aria. A proposito, dopo una giornata di pausa, la videocamera stamattina, proprio da ieri sera, ho capito che si era rimessa in sesto, fortunatamente. Una volta arrivati sulla chiesa di Calamio Tissa, ho deciso di spegnerla e di togliere anche la pila, in modo da, e lasciando le bocchette di sportellini aperti, e facendo così, cercando di farla asciugare ulteriormente se ancora era bagnata all'interno. E inoltre ero carico ero con la batteria quasi, e quindi facendo così stasera la prima cosa che ho fatto è stato metterla in carica, e ho visto che si è messa in carica immediatamente, e dopo poco ho provato ad accenderla e rispondeva ai comandi, e senza che invece avesse quel comportamento strano di azione e spegnimento continui, senza che io toccassi alcun tasto. E quindi sono contento, e devo ricordarmi, quando ho un po' paura adesso, a fare ancora altri video in acqua, nel mare, ma a questo punto devo stare attento ed essere sicuro di aver chiuso ogni sportello. Gli sportellini sono due, uno della batteria, che praticamente col case non si può aprire, e l'altro sportellino più piccolo è per l'attacco, per metterlo in carica, oppure, come sto facendo in questo momento, per attaccarci, è una presa di tipo USB tipo C, e per attaccarci il microfono a filo, e per cui quando poi stacco il microfono, la prima cosa che mi devo ricordare è chiudere lo sportellino molto bene, perché lo sportellino ha una posizione che sembra che è chiuso ma non è bloccato completamente, quindi probabilmente facendo così è entrata un pochino d'acqua. Ecco qua il cartello per la spiaggia. Cartello Pro Sparalia Micro Trucuna. Ma sì, ogni tanto perdersi fa anche bene. Qui ci sono delle capre. Questi paesaggi sono molto difficile da trovare, per esempio a Santorini. Santorini è una delle mete turistiche più famose e importanti, penso, al mondo, non solo in Grecia. C'è un turismo veramente costante e forte, avendo anche l'aeroporto, e per il meraviglioso, soprattutto per il paesaggio, panorama che offre sul cratere, oppure la chiamano la caldera, e alcune isolotti che ci sono all'interno, e alti su questa cresta dell'isola. Il paesaggio veramente è unico al mondo, e questo giustifica questo flusso enorme di turisti da tutto il mondo. E in cambio non c'è il tipo di turismo che invece c'è su isole più remote e più tranquille, tipo appunto Anafi. Ecco, vedete già questo paesaggio.
sentiero che sale, e che è il sentiero numero uno che normalmente faccio arrivando dalla strada qua dietro. Pensavo di poter scendere in quel tratto, ma sto seguendo. Non lo so se è corretto. Comunque, andiamo avanti. Ecco, questo sembra il letto di un fiumiciattolo, sembra, dico, perché non l'ho mai visto bagnato, forse nei mesi invernali, boh, non lo so. Qui e c'è un caseggiato abbandonato, ogni vego è tutto lasciato andare, mentre invece il sentiero continua e sale di qua. Seguiamo il principale, sembrerebbe questo. A vedere meno dai video che ho fatto nei giorni scorsi il senso un po' delle cose, cioè io adesso sono stato più corta, in realtà il sentiero 1 che faccio normalmente taglia più l'interno, lì si vede bene Agghiairini, e la inquadro un attimo, ecco. E giù si vede la casa che vi dicevo, io vorrei stare un pochino qua in spiaggia, oppure subito dopo vicino, prima di quelle rocce continua. Adesso si scende molto facile. Ripeto, qua da Anafi è difficile perdersi, magari un paio di giorni per capire alcune cose, ma non ci si può perdere, piuttosto la vegetazione è sempre piuttosto bassa. La vista è sempre piuttosto chiara, ampia, si va un po' intuito, magari ci si prende una cartina che dovrebbero regalare in quel negozio che scambiano i libri, e comunque vale la pena prendere quel piccolo opuscolo, è un librettino ma molto piccolo, con tutti i sentieri segnalati. E purtroppo ci sono... No. La spiaggia, l'entrata in mare non proprio trasparente, quindi vediamo, probabilmente continua. Ecco qua, si è un po' mosso e quindi un pochino più torbido, ma si vede Rukunas dopo, e l'ultima spiaggia in fondo, si intravede anche il monastero fino in fondo. La casa, questa casa non so di chi sia, e però ci sono degli alberelli, ci si può stare un pochettino al mare. Poi vediamo se mi fermo. Meravigliosa la barca. Che viene usata come vaso, bellissima.
oltre. Vado oltre, ho superato la casa e quindi non sto proprio sulla costa perché è tutto a strapiombo e vado direttamente a Rucuras cercando di tagliare. Si vede Cala Miotissa. Ecco, qua si vede il sentiero. Stare un pochino sulla destra e poi entrare in una piccola fenditura che porta alla spiaggia, tutto sulla destra. Diciamo che ad Anafi si improvvisa molto, non... Seguo il sentiero fino a un certo punto, poi ho i miei sentieri per la testa, quindi cercando di accorciare, ma spesso è molto probabile che invece allungo di un po' e mi metto in difficoltà, anche perché il sentiero corretto dovrebbe essere anche quello più sicuro. Diciamo, mi metto in difficoltà per il fatto di allungare, quindi stancarmi per niente, e poi in certi tratti di discese, magari sterrate, ecco, bisogna stare attenti a non scivolare. Invece seguendo il sentiero proposto dovrebbe essere più agevole. Ecco, per esempio qui, vediamo se riesco a scendere, penso di sì, però ecco, questo è un esempio classico che devo fare attenzione. Ma forse l'ho fatto anche il primo giorno, quindi vediamo, stiamo attenti. Adesso, avendo una mano con la videocamera, scarpe con un buon grip, importantissime. Ok, qui non si scherza. Ok, il passaggio più brutto è stato fatto. Eccomi a Rucuras. Qua c'è una persona che legge. Cerco un posto con l'ombra, perché non si scherza, però almeno qua non ci sono tante alghe. Per le tende che la gente ha preparato, perfetto. Thank you.
Ecco qua la mia fissa, la inquadro. Scala mossa.